La pace a tutti voi e ben ritrovati qui su Spirito di Verità TV. Torniamo a parlare di avvertimento, dell'avvertimento del quale noi abbiamo già parlato relativamente alle apparizioni di Garabandal, dove leggevo, ovviamente tratto da quel libro Garabandal e Villaggio Parla, che vi mostro appunto in quel video, parlavamo di avvertimento del grande miracolo, quindi il segno, e poi del castigo. Saranno questi i tre elementi che contraddistingueranno la fine dei tempi, quindi che precederanno poi il trionfo del cuore immacolato di Maria. Ma non se ne è parlato solo lì, non solo a Garabandal si parla di avvertimento, si parla anche in altre apparizioni, si pensa non in maniera fondata e certa, ma comunque con una corrispondenza molto simile a quella di Garabandal, che anche nei primi tre segreti di Medjugorje, quelli che verranno poi rivelati dalla veggente Miriana, sono proprio presenti questi tre elementi, quindi questi tre fattori, che serviranno a scuotere le coscienze e richiamare per l'ultima volta i peccatori e farli tornare a Dio, un po' come l'ultima chiamata del re. Io però ho trovato lo stesso argomento dell'avvertimento anche in altre apparizioni. Vi ricordate anche quelle della Madonna delle Rose a San Damiano Piacentino? Anche lì si parla di questi tre elementi. Quindi sono già due apparizioni, diciamo che sono ovviamente molto, molto attuali, possiamo dire così, perché sono anche recenti, sono del 1960, che insomma, raccontano le stesse cose, quindi la Madonna dice le stesse cose a determinati veggenti. Ora vorrei invece leggervi, tratto da un libro che ho letto qualche tempo fa, ma non ho mai affrontato come argomenti e penso che ne parlerò successivamente, che è quello delle rivelazioni profetiche a Suor Maria Natalia Magdonna, che è una mistica del XX secolo. Probabilmente molti di voi avranno sentito parlare di questo libro che è uscito poco tempo fa, anche questo è un libro abbastanza recente, ed è una mistica incredibile, una mistica d'Ungheria, che fino agli anni 90, quindi fino al 1992, ha ricevuto apparizioni da parte della Madonna e di Gesù. Entriamo nel merito appunto di questa rivelazione che parla proprio di questo avvertimento, come avverrà. Ora ve lo leggo. Dice: nell'anno successivo, qui siamo a pagina 167 per chi avesse il libro, il gennaio del 1986, ricevetti la grazia inaspettata di vedere gli eventi che un giorno si verificheranno. Quello che vidi fu di sorprendente bellezza, ma mi provocò un sacro timore. Vidi un bellissimo globo rosseggiante di misura simile al capo di un bambino, perché si trovava ad una grande distanza. Viaggiava in una nuvola trasparente. Proveniva da est e si fermò qualche istante sull'Ungheria. Allora la sfera si aprì e ne uscì la Beata Vergine come la regina del mondo. In piedi su una nuvola discese senza posarsi sulla terra. Contemplò un istante il paese, la sua eredità, e profuse abbondanti grazie sulla nazione. Una di queste grazie permetteva a tutti di vedere la Vergine. I cuori delle persone si riempirono improvvisamente di reciproco amore e benevolenza, di pentimento e di spirito di espiazione. Le anime erano come liberate dal peso dei loro peccati. Tutti si inginocchiarono nella polvere dei propri errori. Quasi tutti gridavano pietà, con le mani protese al cielo. Di quelli che si ostinavano nel non affidarsi alla misericordia di Dio, ne ho visti morire molti. Compresi che questa visione era il segno precursore del grande miracolo promesso al mondo. La Vergine si allontanò dolcemente continuando il suo viaggio. La sfera si muoveva con lentezza estrema, progredendo inesorabilmente verso il suo obiettivo, continuando a illuminare il mondo intero al suo passaggio. Gesù mi fece conoscere anche un numero che mi è impossibile riferire. Anche se provassi, non riuscirei e ne sarei miracolosamente impedita nella memoria. Capivo che Dio si serviva del passaggio di questo globo scintillante di fuoco per effondere sul mondo intero la sua grazia attraverso Maria, Madre Immacolata. Come alla prima venuta di Gesù, fu la Santa Vergine che per la sua umiltà e la sua purezza preparò la via alla redenzione,
Così sarà per la sua seconda venuta. La vittoria di Cristo sarà preceduta da quella di Maria e sarà la vittoria della grazia, della misericordia e dell'amore sui cuori induriti. Vedete, questa immagine è carica di simboli, ma rispecchia, come vedete, perfettamente quello che anche Concita Garabandalla ha detto. Sarà un momento nel quale tutte le persone avvertiranno la presenza di Dio, quindi si renderanno conto, rivedendo la loro vita, dei peccati che avranno commesso e che hanno commesso. E vediamo come le stesse persone, molti vedranno Maria, quindi ci sarà questa illuminazione interiore, tutti vedranno la Vergine. Molte anime saranno come liberate dal peso dei loro peccati. Tutti si inginocchiarono, tutti. Quando noi vediamo che in chiesa non ci si inginocchia davanti al Santissimo Sacramento, e nonostante quello anche magari durante le preghiere del Rosario o durante altre funzioni dove vi è Cristo, dove vi è Maria, dove vi è lo Spirito Santo, dove vi è una celebrazione, ecco, noi ci rendiamo conto di quanto il mondo, l'uomo, non riconosca più la presenza della divinità, del divino, qui, con noi. E quando qui dice tutti si inginocchiarono in questa sua visione, vuol dire che tutti, si riconosceranno creature e non più creatori. Non si sostituiranno più a Dio nell'ego, nell'essere loro interiore. Quasi tutti gridavano pietà, quindi una radiografia così istantanea della propria anima, e sarà ovviamente terribile. Molti dice che moriranno, perché non vorranno affidarsi alla Divina Misericordia, moriranno probabilmente dalla disperazione, dal grande dolore, saranno come i dannati, per esempio come Giuda stesso, che non accettò di pentirsi, non accettò di chiedere perdono a Gesù e si tolse la vita. Ecco, così sarà per tutti quelli che sentiranno l'avvertimento. E poi c'è questa immagine del globo rosso, che passa. Rosso identifica il fuoco, la passione di Cristo, per esempio, e il fuoco dello Spirito Santo che illumina, che passa, questo globo luminoso che passa tra le persone. Dice che questo globo era scintillante di fuoco per effondere sul mondo intero la sua grazia attraverso Maria. Maria è la mediatrice, è quella, come dice, che ha preparato la venuta di Gesù la prima volta, e grazie al suo fiat, e sta preparando la venuta di Gesù, la sua seconda venuta, attraverso la sua corredenzione. Parleremo poi di corredenzione anche nei prossimi video, leggendo anche proprio gli scritti di Suor Maria Natalia Magdalena. Approfondiremo un pochino anche questo dogma, che sarà l'ultimo proclamato prima della sua manifestazione a tutto il mondo. E anche qui da sottolineare l'ultima cosa, che compresi che questo era il segno precursore del grande miracolo promesso al mondo. Quindi ci sarà un grande miracolo, come viene riferito a Garabandalla, ma anche così come viene riferito a Medjugorje. Ci sarà questo segno a Medjugorje sulla collina delle apparizioni, sul Povordo, a Garabandalla, ai pini, proprio dove la Madonna appariva. E si dice anche che lì stesso a San Damiano ci sarà comunque la ripartenza, da lì ripartirà, da lì sarà un punto nevralgico, San Damiano Piacentino, appunto la Madonna delle Rose, per la città delle Rose. Avrà anche lì un ruolo fondamentale. Vediamo come la Madonna ha inserito tutti i suoi tasselli per poi completare il puzzle alla fine, quando tornerà con noi. Vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo, e che Dio ci benedica e sia lodato sempre Gesù Cristo.